Benvenuti cari MTIers, oggi una recensione tutta incentrata su Crudelia, il film con Emma Stone disponibile su Disney Plus con accesso VIP. Andiamo a scoprire che cosa ne penso. Questo Crudelia è un'esclusiva Disney Plus con accesso VIP, pagando un extra non indifferente, considerando che qualche cinema sta tentando di riaprire, non il mio vicino a casa ovviamente, penso che ritornerò presto in sala perché questi prezzi per una visione solitaria come la mia sono veramente eccessivi. Capisco che una famiglia di 3 persone al cinema spenderebbe già lo stesso prezzo, però sinceramente sarei comunque al cinema, opterei più per un 15€ per queste prime visioni, ma in fin dei conti mamma Disney sa fino a che punto siamo disposti a sganciare la pecunia. Entro nel vivo della recensione partendo dalla trama, senza fare spoiler, quelli li lascio alla fine nell'area apposita. La domanda che tutti si pongono da quando è stato annunciato questo film è una soltanto: c'era veramente bisogno di un film per spiegare le origini della super cattiva della carica dei 101? La risposta, anche dopo la mia visione, è un no. Nessuno ne sentiva veramente la necessità, però un bel film non sta mai male, quindi la speranza per ampliare quella parte di un verso Disney c'era. Il risultato però è abbastanza scarso da questo punto di vista. Infatti, guardando bene il film, si notano tantissimi riferimenti ad altre pellicole, dal Joker e Il Diavolo Veste Prada su tutte, ma anche un Ocean Eleven oppure Terminator. La scena col camion dell'immondizia è fra l'altro identica. Il vero problema nel prendere spunto da questi film è che il risultato non riesce ad avere una sua reale personalità che prende e appassioni lo spettatore. Una crescita di Crudelia per strada che pare una copia di Oliver Twist non aiuta e preannuncia tante incongruenze di trama che forzano il twistone finale e soprattutto la conseguente nascita della Crudelia nota nell'animazione precedente. Per quanto riguarda i personaggi, non mi sono proprio trovato con nessuno di questi. Partendo proprio da Crudelia, ho trovato Emma Stone sì molto brava, ma la sua pazzia è vuota, non è catartica, il suo personaggio non perde veramente la testa come il Joker in questo viaggio interiore, e questo crea un'incompletezza e la più grande incongruenza nel collegare appunto questa Crudelia a quella che già conoscevamo. Anche gli amici e compari di Estella, l'alter ego non cattivo di Crudelia, mi sono sembrati delle mere comparse senza essere veramente approfonditi o fornire un valido supporto, anzi quasi un peso, nel viaggio mentale della nostra protagonista. Sulla baronessa sono abbastanza indeciso, da una parte mi è piaciuta, dall'altra non l'ho trovata così pazza da giustificare certe scelte. Sicuramente più pazza di come finisce Crudelia, ma qualcosa non mi ha convinto troppo. L'unico personaggio che mi ha relativamente convinto, forse perché è interpretato da Mark Strong, è il maggiordomo, compiacente e servile quanto basta con la baronessa, ma comunque con una sua moralità. In ultimo, i cani, fatti in parte in CGI, si comportano a tratti come non fossero veri animali, e un po' si vede che sono fatti anche al computer. Tirando le somme per cercare di valutare questa pellicola, posso dire che la scelta musicale un pop rock anni 60 e 70 è ovviamente molto azzeccata. I riferimenti alla moda dell'epoca, gli abiti e le ambientazioni sono incredibilmente azzeccate. Vedere Crudelia e la baronessa competere a suon di abiti mi ha divertito troppo, un vero atto di ribellione contro lo status quo. Il resto però non mi ha detto molto, più di 2 ore che a tratti mi hanno un filo annoiato. Ugualmente consiglio di vederlo in compagnia o con i figli, ma preparatevi a poter dover spiegare certe cose se sono magari sotto i 10 anni. Prima di passare all'area spoiler, in ultrasunto, io una visione ve la consiglio perché questo Crudelia non è totalmente da buttare, ma seriamente, tornando indietro, non li spenderei 22€ per l'accesso VIP.
Se non volete sentire qualche spoiler su questo film, direi che siamo arrivati alla fine di questo video per voi, quindi non dimenticate il mi piace, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di commentare e di condividere questo video sui vostri social. Se invece non vedete l'ora di sapere, entriamo nell'area spoiler e approfondiamo quanto mi ha più colpito. Prima cosa fra tutti è l'assurda scelta di far uccidere sua madre dai dalmata comandati dalla baronessa. Questa cosa dovrebbe creare il casus belli, ma pare forzata e quasi ridicola. Come poi anche la scena finale in cui è Estella ad essere uccisa dai dalmata. Questa scena forte non fa veramente accanire Estella contro i dalmata, anche visto che poi ci convive e questi non è che non vadano d'accordo, anzi depotenzia proprio la cattiveria di Crudelia verso questi dalmata, solo qualche accenno al farsi un abito con loro. Bah! Infine il twistone che Estella è la figlia della baronessa stilista di moda se la sono giocata in maniera così fiappa che mi ha solo fatto dire ok dai va bene. Altre cose ci sono ma non così gravi come questi due errori che mi hanno smontato molto questo film. Un peccato perché altrimenti poteva essere un'ottima pellicola. Direi che adesso però ho proprio finito. Alla prossima live o video. Ciao!